Cristina Matranga, Gabriella Sarracco, viene inaugurato il corso di infermieristica. Cosa riguarderà? Saranno tanti gli studenti che verranno qui per fare le lezioni. Allora, mi sembra che al momento attuale abbiamo circa 60 ragazzi, diciamo, 60 iscritti al corso di laurea che è cominciato già da qualche giorno. Oggi inauguriamo l'anno accademico e l'occasione è bella perché grazie, diciamo, alla collaborazione della Fondazione Caricev abbiamo a disposizione dei locali che sono molto belli, molto nuovi, li abbiamo rinnovati, abbiamo fatto dei lavori recentemente. Quindi le aule sono più grandi e quindi più funzionali e possono accogliere, diciamo, tutti i ragazzi che verranno a frequentare il corso di laurea. E quindi con l'occasione ringrazio ovviamente ancora una volta la Fondazione Caricev, che si distingue per essere sempre molto vicina alla nostra azienda sanitaria, anche in questa, appunto, nel metterci a disposizione delle strutture immobiliari centrali nella città di Civitavecchia. Qui sotto abbiamo anche un'altra struttura che stiamo utilizzando per lo screening, quindi insomma è una collaborazione molto, molto felice, diciamo così. E importante il corso di laurea ovviamente perché auspicabilmente la necessità di infermieri è una necessità costante per la nostra azienda come per le altre aziende del servizio sanitario nazionale e regionale, e quindi l'auspicio ovviamente è che questi ragazzi che nel corso dei 3 anni di corso fanno anche tirocinio presso le nostre strutture possano poi confluire nella nostra forza lavoro, diciamo così, che quindi possiamo assumerli, perché il fabbisogno di infermieri sia nell'ospedale che nel territorio è un fabbisogno crescente nelle aziende sanitarie, perché abbiamo una popolazione lavorativa un po' anziana che si è impoverita nel corso degli anni, diciamo, di blocco del turnover, e quindi c'è necessità di ringiovanire l'età media e soprattutto di aumentare di variare lo skill mix tra medici e infermieri, aumentando la dotazione di infermieri rispetto alla dotazione di personale medico. Con questo non voglio dire ovviamente che non dobbiamo assumere medici, perché dobbiamo assumere sia medici che infermieri, però sicuramente il fabbisogno di infermieri è un fabbisogno molto elevato. Consideriamo che mediamente il 60%, 60-65% della nostra dotazione organica è personale di comparto sanitario. Gabriella Sarracco, un corso di laurea importante in un momento importante. Sì, è importante perché avere una scuola infermieri, un corso di laurea, perché questo è un vero e proprio corso di laurea, in un luogo in cui è già presente un'università con indirizzi diversi, ma che presto potrebbe anche vedere un aumento dei corsi e dei master con l'ASL presente, per cui è perfetto questo stabile che abbiamo volontariamente destinato in gran parte alla nostra ASL, che copre tutto il territorio. Quindi questa è un'operazione che sì, all'ASL che noi consideriamo a Civitavecchia, ma copre tutto il territorio. L'abbiamo fatto con grande gioia, oggi ancora di più perché oggi inauguriamo un corso di laurea in questa sede. Nella sede accanto abbiamo altri corsi di laurea, per cui anche per gli stessi giovani che frequentano questi luoghi è ritrovarsi come ci si ritrova in una università ricca di corsi. Sul fabbisogno di infermieri da considerare anche la figura dell'infermiere di comunità, che è una figura di recente introduzione sulla quale la nostra azienda per la verità ha già portato avanti un progetto proprio nel distretto 2 per il quale ci siamo anche aggiudicati un premio, siamo stati recentemente premiati dalla Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche su un progetto appunto proprio per l'infermiere di comunità, che è una figura di infermiere che va ad arricchire l'offerta sanitaria dell'assistenza primaria territoriale, quindi un infermiere che ha il compito di stare vicino alle famiglie sul territorio e che ha portato degli ottimi benefici nella nostra azienda nel territorio del distretto 2, perché per esempio abbiamo avuto una diminuzione del tasso di ricovero delle persone, dei pazienti anziani e fragili. Quindi diciamo non solo la figura dell'infermiere di comunità che già sviluppa un fabbisogno molto importante, e poi naturalmente dobbiamo pensare anche per i
prossimi anni all'attuazione del PNRR, che quindi comporterà inevitabilmente un investimento sulle risorse del comparto sanitario, quindi personale infermieristico. Quindi a maggior ragione, diciamo, la presenza di un corso di laurea qui è assolutamente auspicabile. Ah, sono il presidente Illuminati perché riparte il corso di infermieristica, che è sicuramente molto importante, soprattutto in questo periodo. Come si svolgerà? Si svolgerà in gran parte in presenza e continuerà la didattica a distanza per studenti che dovessero avere un qualche impedimento per assistere alle lezioni in presenza, e poi sulla base dell'evoluzione della diffusione virale vedremo se estenderlo completamente in presenza oppure no. Questo dipenderà naturalmente dall'evoluzione epidemica della malattia. Speriamo che a un certo punto si possa arrivare a fare il corso completamente in presenza, ma in gran parte ormai gli studenti sono tornati a frequentare direttamente le lezioni. Il corso di Civitavecchia è caratterizzato dal fatto di avere una quota consistente di studenti che vengono da fuori regione, quindi alcuni possono aver avuto degli impedimenti legati a situazioni organizzative sempre dipendenti dalla pandemia locali e hanno preferito naturalmente la didattica a distanza, giustamente. Poi abbiamo studenti di comuni limitrofi e studenti di Civitavecchia, però siamo in grado di offrire una didattica in presenza a tutti, particolarmente ora che abbiamo questa nuova sede decisamente ottima, a mio modo di vedere, e la cosa è ancora più soddisfacente perché la qualità della formazione, non spetta a me dirlo, ma ritengo che sia estremamente valida, e lo dimostra il fatto che gli studenti praticamente già da prima, quando sono in prossimità della laurea, vengono cooptati per poter essere assunti, segno quindi che la formazione che viene loro impartita è valida. E l'avere ora anche una sede adeguata con una location così bella e funzionale, ariosa, naturalmente aggiunge valore alla qualità del corso di laurea ed è una cosa che alla Sapienza, l'università sotto la cui egida si svolge il tutto, fa decisamente piacere, ritengo. Quanti sono gli studenti che prenderanno parte? Allora, gli studenti iscritti al primo anno sono 60. È il numero massimo che la nostra capienza ci permette di accogliere, e qualcuno nei due anni che seguono cambia direzione, sceglie altre vie di formazione. Gli anni di laurea sono 3, gli anni di corso sono 3, quindi 60, arriviamo alla fine dell'anno, del terzo anno, che gli studenti con un 30-40 studenti che continuano a frequentare e che poi arrivano alla laurea in infermieristica.